eravamo in due, quindi no, è veramente una cosa improvvisata che quando arrivano queste bombe di emozione arrivano al volo, non è come ci pensa la casa discografica, i manager, quelli non c'entrano niente, una cosa per me e lui. È nato questo testo, io ho messo due tre cose che mi sono servite a farlo girare meglio, e anche io, nella mia tonalità, che è mi bemolle, ovviamente, che è quella di Bello Impossibile, porta puro, fare la canzone spacca. Però me l'hai già portato in tour, come avevi scoperto? Ma me l'ha fatto scoprire ad Era, perché io a Livorno c'era andato, qualcuno, c'era della Di Palma, era la nostra manager. E io conosco la scena di Livorno, ma quella del rock metal, quella nuova generazione sua, ancora non l'avevo vista. Quando l'ho sentita, adesso ho detto c'è qualcosa che non c'è nessuno, oltre che siccome c'è le persone, no? Che fanno questo. Lui viene da una storia pazzesca, la sanno tutti, sono andato in quel programma, mi danno a far culo tutti. Ci vuole un grande coraggio perché uno ti fanno ancora. Quindi già quello mi piaceva. Che ha fatto questa scelta, come anch'io in Germania sono diventata famosa perché mi aveva fanculo per dello show Bananas, ma veramente fu grave, te lo ritorni più, ti si metto tutto in controllo, gli altri non vuoi fare, io non lo faccio. Quindi sono cose che quando uno sceglie, queste scelte sono importanti per il futuro. E lui, oltre ad avere questa cosa di coraggio, ha anche una voce, quello che scrive, i testi li trovo innovativi, li trovo semplici proprio come modo di esporli, diretti ma con quell'ingrediente poetico che ti arriva al cuore, perché lui c'ha un cuore puro e ci prende tutti da quel cuore puro, secondo me, che è raro. Bravo Nicchio! Ci sono tutta Gianna e Vasco, ha detto che tu sei la Madonna, che Vasco è Dio, Madonna, e che quindi lui sta più o meno dalle parti di Gesù bambino. Potrebbe essere, no? Stabilita questa poco santissima, Trinità. Se a questo punto dovessi dargli un consiglio per continuare la sua carriera. Ma guarda, già la parola carriera mi fa schifo, però. No, credo che uno deve credere in se stesso, lui ogni tanto magari dice ma ce la farò. Lui quello che fa è unico, bisogna essere unici in quello che si fa, quindi avere una sua identità. Chi ha la sua identità ha un lungo futuro. Carriera l'abbiamo abolita, scusate, mi chiedo scusa. C'è una cosa molto bella che diceva Enrico qualche giorno fa, diceva io poi adesso mi piace fare questi showcase perché suono. Il fatto che io suono è la cosa di cui va più fiero il mio babbo, è vero? È l'unica cosa di cui va più fiero il mio babbo. Ma sì, è l'unica cosa. Lui era un tanto su me quando ho preso la chitarra, perché dice perlomeno sta un po' a casa e non esce. Gianna, invece io rubo un attimo per chiederti di te, quando ti rivediamo, che cosa stai preparando, oltre alla complicità con i giochi? No, ora sono in ritiro spirituale, infatti faccio ho fatto questa cosa proprio, ma poi dopo sparisco, nel senso che sto facendo un disco nuovo. Ah, quindi stai lavorando? Io faccio altre cose, non faccio più niente. Stai facendo un disco nuovo? Sì, ho preso uno studio troiaio. Voglio fare i miei pezzi perché riparto dalle mie radici, no? Che sono quelle del blues, del soul, perché mi ero dedicata a trovare appunto la mia identità mediterranea, l'ho trovata, e ora ritorno a quello che è il soul, la musica che mi ha dato l'anima di partenza, fatto Israele, James Joplin, però in italiano sempre, non è vero. Questo genere io voglio fare un disco, spero di farlo, che non è quel genere del passato, ma con la melodia, no, con il mio modo di essere, quello non lo cambio. Quindi io non lo so, sono in fase creativa, come si dice, ho scritto un po' di pezzi, poi magari anche qualcosa voglio fare anche con lui. Cioè, wow. Vedete quanto siete complici? Ragazzi, quasi arrivano le anteprime. Sì. Arrivano vediamo, le anteprime. Quello che chiama la canzone. Che cos'è la complicità che si può stabilire nell'arte, nella musica, in una canzone? Con differenze, come devo dire, di età, di generazione, di conoscenza. Ma io penso la condivisione sia senza età, cioè saper condividere con qualcun altro delle emozioni, soprattutto nel nostro caso, è una parola importante, condivisione. Forse complicità è condivisione. Assolutamente, assolutamente. Era bello anche il passaggio tra semplici e complici.
perché quando è vero è facile, è semplice diventare complice. Sì, no, penso che il messaggio è diretto, in quel senso è semplice. Esatto. Lui forse voleva esprimere con semplice qualcosa di immediato. Di condividere questo rapporto, questo parlare d'amore della persona. Quindi è semplice, appunto, come si dice, trovare questa emozione. Sapere trasmettere, la semplicità trasmettere è difficile. Trasmettere è difficile. Perché le cose semplici sono le più difficili, no? C'è una canzone napoletana, e già non sa quanto le canzoni napoletane funzionino, che dice l'amore è facile, non è difficile, sa da succedere, succederà, no? Cioè, questa è la complicità, questa è... Ce la cantano loro e sono contento. Vai, gliela fate sentire, eh? Ci riuscite? Vai calebre invece di scrivere di musica. Non si può fare. Non si può proprio fare. Allora Enrico, Gianna aspetta qualcosina da te per il prossimo, o con te, insomma, una complicità per il prossimo disco. Nel salutarla, nel lasciarvi al vostro pubblico, la vostra Cenerentola. No, pensavo che lui conosce un pezzo napoletano e io mi ritiro per fare il no, per questo fa bene, io non so, io non faccio bene. Io ti ho sentito cantare soldato innamorato a Essen. Soldato innamorato faccio abbastanza. Sei bravissima. No, come ripeto, non essendo napoletana non che metto. Ma nemmeno lui è napoletano. Ma lui è... Però è giovane e ha fatto. Imparate di più. Questa è con dedica. Perché la cantano loro e io faccio un po' di roba. Grande Gianna. Veramente è per un artista immenso che purtroppo non c'è più. C'è sempre. Sono il popolo che mi aspetta e scusate, vado via.